alle elementari non si diceva chi ti piaceva, cioè tu non dicevi chi ti piaceva, si nascondeva, nascondevamo chi ci piaceva. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro e da... Orfo 90, a tutti. Ciao a tutti. Allora, io oggi con Porfo mi trovo qua perché voglio affrontare con lui brevemente l'argomento relativo alla situazione della nostra scuola elementare. Io ho fatto delle scuole elementari diverse da Porfo, ovviamente, come lui anche, però oggi parlando con lui mi è venuto lo spunto per fare questo video. Infatti, parlando io e lui, mettiamoci un po' più a sinistra così ci si vede meglio. Lui mi ha detto: io da piccolo, quando ero elementari, non dicevo chi mi piaceva. Quindi, alla domanda che mi facevano a te chi ti piace della classe tua, io non disvelavo chi effettivamente mi piaceva. Ti piacciono le ragazze? Ti piace qualcuna, qualche ragazzina? No. Ti piace qualche fanciulla? No, pure a me è capitato lo stesso, nel senso che io, pur piacendomi e pur mostrando comunque un interesse verso qualche compagnuccio di classe, occultavo, quindi nascondevo questo, chiamiamolo, questa caratteristica, e non dicevo nulla. Perché? Risposta molto semplice, poi posso provare a porlo. Perché avevo paura di essere preso in giro. Perché capitava quando a volte, no, un amichetto diceva: guarda, mi piace questa, mi piace Sofia, mi piace Luisa, che i ragazzini capitavano che dicevano: ah, a Luigi gli piace Lucia, papapero, cioè veniva sputtanato in pubblico. E quindi arrivava lo sputtanamento, cioè l'esibizione del nome di quella ragazzina che magari a Luigi, a Francesco piaceva, a Gianni, a Giulio, a Massimo, a Franco piaceva, e veniva canzonato, veniva perculato, preso in giro. E io, siccome sapevo questo, mi stavo zitto, come si dice a Roma, facevo pippa. Porfa, dimmi tu. Io personalmente neanche mi interessavano le ragazze all'epoca, neanche le guardavo, quindi non c'avevo il problema di nascondere qualcosa. Capitava che poteva capitare però che alcuni, magari vedendomi giocare con una bambina, mi prendevano in giro dicendomi che mi piaceva lei o io piacevo a lei, eccetera. E quindi mi canzonavano anche a me, come diceva il conoscitore. E quindi questa cosa. Anche per questo io poi negli anni a venire, fino al termine delle superiori, ho continuato a disinteressarmi del tutto alle ragazze, proprio per paura di essere preso in giro. La vedevo un po' come una cosa vergognosa. Ti capisco bene, caro Porfu, ti capisco molto bene. Quindi ricordo che non, mi vergognavo anche a dire che mi piacevano le ragazze. Quindi per dire, nonostante, io dicevo sempre: mi piaccio da solo, mi piacciono i ragazzi, mi piaccio da solo. Comica. Questa era la risposta che davo a tutti quelli che mi chiedevano se ero gay oppure no, che era un sospetto. Bella, bella, risposta simpatica, troppo divertente, Esatto, dirà, direi. sì. Beh, è come te, cioè pure io, cioè, Porfo, il fatto è questo, che noto che se tu dici, ammetti, no, che ti piace una ragazza, magari della tua classe, si vengono a creare prese in giro. Ah, Quelle vedi? sì, A sicuro. lui piace, a lui piace quella, oh, vedi? Oh, gli piace quella a quello, hai visto? Ah, 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 gli piace quella. Ah. Ma perché uno si stava zitto? Perché aveva paura che magari gli altri andassero a dire a te chi ti piaceva, o a me. E in più, per evitare le eventuali prese in giro, le eventuali prese per i fondelli che effettivamente parlando poi sarebbero arrivate nei tuoi riguardi, barra Esatto, nei tuoi confronti. faceva tutta la classe poi, capito? Quindi, Comunella, la comunella, bravo. cosiddetta comunella. Ecco perché vi dico, attenzione, perché pure Porfo l'ha detto, no? Se una persona magari ammetteva, mi piace una ragazza che è Francesca, Luigia, sì, Simona, Stefania, no? Poi magari gli altri, oltre a spifferarlo, ci facevano una canzoncina dietro. A Leandro gli piace Simona, papapero. Si facevano grasse risate alle spalle del povero Leandro, che veniva sputtanato perché tutti andavano a dire magari a quella gli piace quello, guarda a quello gli piace quello. E poi si creavano anche delle canzoncine, azzardo a dire, caro Porfo, stupide, Sì, nonché maliziose. A te l'ultima parola, caro Porfo. assolutamente, la tendenza era questa, e nonostante oggi forse sono un po' cambiati i tempi, visto che
in giro ci sono tanti che hanno il fidanzatino, la fidanzatina, quindi anche a livello di scuola elementare adesso non è più un tabù. Però all'epoca mi ricordo era comune essere preso in giro per questo motivo, anche per il solo sospetto che ti potesse piacere qualcuno o che potessi piacere a qualcuno. Vero, vero, era un problema. Infatti ognuno, io stavo zitto, stavo in silenzio, non dicevo chi mi piaceva perché avevo una grande paura e soprattutto avevo paura di essere preso in giro, proprio perché nell'ambito scolastico non si può ammettere chi ti piace eventualmente della tua classe. Da il buon Porfo 90. e dal buon Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Iscrivetevi a Porfo 90, iscrivetevi a conoscitore, diffondete il video a macchia di leopardo. Ciao!